Ciao a tutti i color e benvenuti in questo video. Probabilmente se avete già letto il titolo, credo che non vi stiate più facendo domande circa la natura di questo fantastico cappellino che mi hanno gentilmente prestato, per cui ringrazio. Comunque, si tratta del Wonderland Chug ideato da Just Be Riva e la Cristina, che saluto perché seguo entrambi e mi fanno scompisciare dalle risate. Ciao. Mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante che cercherò di inserire intorno all'inizio del video, all'incirca più o meno quasi, e cioè che sono stato taggato da una youtuber emergente che si chiama Sara con la H, mi raccomando, con la H, della quale vi lascerò il link al canale, quindi mi raccomando, passate a trovare Sara con la H, che poi è anche rossa come me, quindi è una garanzia, insomma. Non so bene dove lo ficcherò questo pezzettino, ma come al solito mi lascio sempre qualcosa per strada. Quindi non perdiamo altro tempo perché si sa che io ho la macchinetta malefica e andiamo con le domande. In Alice in Wonderland il brucaliffo fumava sempre. Se ci fossi stato tu, cosa avresti fumato al suo posto? Essenza alla cioccolata bianca, sicuramente, perché io adoro il cioccolato bianco. Pensi che l'impossibile sia possibile o che il possibile sia impossibile? Beh, in questo momento della mia vita purtroppo il possibile è impossibile. Ci vorrebbe proprio una sorta di miracolo, di bacchetta magica. Infatti, o se arrivi, sappi che sono qui, insomma, non mi fa schifo la cosa, sapevatelo. Come sarebbe stato il tuo paese delle meraviglie? Sicuramente tutti pansessuali. Se non sapete la definizione di pansessuale, andatevela a cercare. Così non ci sarebbero tutti i problemi di omofobia, bifobia, transfobia, tutto quel cavolo che vi pare. E soprattutto non ci sarebbero regole di genere. Se volete sapere meglio come la penso, guardatevi il video delle etichette che vi metto, se mi ricordo sempre, che non faccio un'altra volta nelle schede. Sesso e alcol. No. Sesso e alcol, due punti. Mega after dal cappellaio o mega orgia dalla regina di cuori? Io non bevo, per cui dovendo proprio scegliere, direi mega orgia dalla regina di cuori, purché ci siano maschietti, perché sennò non ci siamo. Taglieresti la testa a qualcuno? Balla il ballo della deliranza. Ragazzi, qui velocizzo perché sennò il copyright, sì. YouTube mi rompe per il copyright. Comunque qualcosa volevo fare e qui. Ed è qui che questo cappello prende senso. Bene. Direi che mi sono messo abbastanza ridicolo e possiamo andare avanti con le domande. Ti sei mai chiesto se il matto sei tu o se lo sono gli altri? Dipende. Perché c'è gente veramente matta non dichiarata, scusate, ho l'affanno. Mentre invece, per il pensiero comune potrei tranquillamente sembrare matto io, ma non me ne faccio un cruccio. Scusate. Cita una frase del film e tagga tre funghi allucinogeni. Siccome mi piace fare l'alternativo, ho acchiappato tutto un dialogo che mi ha colpito particolarmente. Dov'è il tuo corsetto? E non hai le calze? Sono contraria, lo sai bene. Ma il tuo abbigliamento non è appropriato. E chi decide cos'è appropriato? E se si stabilisse che è appropriato indossare un merluzzo sulla testa, tu lo indosseresti?
Alice, per me un corsetto è come un merluzzo. Quindi a questo punto devo targare tre funghi allucinogeni. E io come al solito non mi preparo qu quasi mai i tag. Non so chi taggare, quindi facciamo così, per non sbagliare. Invito almeno tre funghi allucinogeni di quelli che commenteranno questo bel video, a palesarsi e a dirmi nei commenti che farete questo tag e a dirmi nei commenti che farete questo tag, così io cercherò di stare attento ai vostri video e venirlo a vedere. Mi metto sto cappello perché mi sono scocciato di tenerlo in mano. E vi saluto. Vi ricordo, se volete, di seguirmi su tutti i miei social che trovate nell'info box. Sempre se volete riattivare la campanella perché le nuove direttive di YouTube richiedono che ci seguiamo un po' più spesso, altrimenti ci autodisiscrive. E ci vediamo al prossimo video pazzo. Yeah.